questa è la terza edizione di questo convegno nazionale che il Centro Studi di Diritto Fallimentare di Ancona organizza quasi ogni anno dal 2011 insieme all'OCI, l'Osservatorio sulle crisi di impresa, che è un'associazione no profit di magistrati che però coinvolge in qualche modo anche i professionisti attraverso il news group receivership. Proprio a questo proposito, sul sito dell'OCI, che vi invito a visitare, vi è la possibilità, una novità dell'ultimo momento, di visitare le massime e gli atti sul sovraindebitamento che sono state curate dai magistrati dell'OCI, oltre tutta un'altra serie di atti e massime aperte appunto ai professionisti che sono iscritti alla mailing list receivership. Sarò molto breve nei saluti, ho sempre pensato infatti che i saluti fossero la parte più noiosa dei convegni e che togliessero spazio ai contenuti scientifici, che sono poi il vero motivo per cui noi siamo qui oggi. È per questo che invito anche chi mi seguirà ad essere ugualmente breve, per non togliere appunto spazio alla tavola rotonda e poi al premio OCI che chiuderà il pomeriggio. Anche quest'anno abbiamo cercato di essere innovativi, vi ricorderete infatti il titolo del convegno dell'anno scorso, Usciamo dalla crisi, che come correttamente sottolineò la dottoressa Ragaglia l'anno scorso nei saluti, non era un interrogativo, ma era proprio un imperativo, una volontà. Purtroppo la crisi, come tutti vedete, ancora attraversa il nostro mondo imprenditoriale, però la volontà di appuntamenti come quelli di oggi, l'obiettivo di appuntamenti come quelli di oggi e del Centro Studi Diritto Fallimentare, ma anche dell'OCI, attraverso la formazione, quella di creare delle figure professionali altamente specializzate nel accompagnare gli imprenditori nel proprio percorso di uscita dalla crisi con degli strumenti adeguati e possibilmente anche seri. Anche quest'anno, dicevamo, abbiamo voluto essere innovativi. E lo vedete anche quest'anno dal titolo del convegno, La geografia della crisi. Ma abbiamo voluto essere innovativi sia nella scelta degli argomenti, sia nella modalità di portarli alla vostra attenzione. La scelta degli argomenti è perché abbiamo cercato di occuparci di una fase della procedura di concordato preventivo ancora in parte inesplorata, che è quella successiva all'omologazione, cioè la fase esecutiva del concordato preventivo, di cui si occuperà la tavola rotonda di questo pomeriggio, idealmente suddivisa fra la fase esecutiva di un concordato liquidatorio e la fase esecutiva di un concordato con continuità. Abbiamo poi domani appunto la geografia della crisi, attraverso dei dialoghi fra professionisti e magistrati, un confronto laddove il professionista rappresenterà al proprio magistrato, al magistrato con cui dialogherà appunto, un caso realmente vissuto nella propria esperienza professionale e risolto, e sottoporrà appunto la soluzione trovata al magistrato, che avrà modo di analizzarla insieme al professionista anche in modo critico. Dopo la giornata di domani si chiuderà con una tavola rotonda tutta marchigiana, che attraverso la voce dei giudici delegati, di alcuni giudici delegati delle Marche, di alcuni professionisti delle Marche, indagherà le prassi dei tribunali, appunto di alcuni tribunali marchigiani. Ringrazio tutti quanti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, dagli sponsor che non elencherò perché sono tantissimi ma li vedete nella grafica, i relatori che hanno accettato sempre di buon grado e molto volentieri il nostro invito, e tutti gli amici che hanno contribuito alla realizzazione e mi auguro alla riuscita di questo convegno. Questo convegno, come avete visto alla locandina, è stato dedicato al dottor Fabrizio Mancinelli, un collega e un amico di molti di noi. Il dottor Fabrizio Mancinelli si era dedicato all'organizzazione del primo convegno OCI nel 2011 e ne aveva animato in quell'occasione anche una tavola rotonda, dando il consueto apporto scientifico con il solito entusiasmo e la solita preparazione. È un'idea che è venuta ad alcuni di noi, ma che è stata prontamente accolta da tutti. È stata una cosa spontanea dedicare questo convegno al dottor Fabrizio Mancinelli.
Il dottor Mancinelli era qui con noi anche l'anno scorso, seduto fra di noi, ad ascoltare e ad apprendere ancora una volta. Dedicargli questo convegno ci è sembrato un modo naturale per far sì che fosse fra di noi anche quest'anno. Passo la parola a questo punto al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che ringrazio unitamente alla Unione Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti che hanno patrocinato questo convegno. La dottoressa Gallotta ha precisato che i saluti devono essere brevissimi, ma non mi conosce abbastanza, sa che per me i saluti sono velocissimi, perché non possono né devono essere una introduzione ai lavori, perché voi tutti aspettate di seguire giustamente i lavori. Io devo soltanto, con i saluti, esprimere tutto l'apprezzamento da parte del Consiglio dell'Ordine per questa, diciamo, ricorrente manifestazione tecnico-professionale dell'OCI, che beneficia ancora del contributo dei migliori cervelli della magistratura e degli ordini professionali, per professionisti, per quanto riguarda gli aspetti delle procedure concorsuali. Io sono sicuro che, tenuto conto dell'argomento estremamente attuale, tenuto conto della qualità elevata dei relatori, sicuramente l'evento sarà un gran successo e soprattutto sarà profittevole per tutti quelli che vi assistono, perché tutti quelli che sono qui giustamente intendono apprendere qualcosa di nuovo in una materia che è in continua, sistematica evoluzione, sia legislativa che giurisprudenziale. L'ordine che io rappresento, che ho l'onore di rappresentare, in effetti ha due stelle polari, se possiamo dire: la formazione professionale, particolarmente qualificata e accurata per tutto questo periodo, questo triennio che stiamo concludendo per quanto riguarda il nostro mandato, abbiamo curato in modo particolare la formazione professionale. E questo evento, questo convegno, sicuramente è in linea con quella che è la stella polare del nostro ordine, come anche curiamo molto il rigore per quanto riguarda gli aspetti tecnologici. Quindi tutto il mio apprezzamento per questo convegno, sono sicuro che sarà proficuo, e per quanto mi riguarda personalmente vorrei dire che anche l'apprezzamento per aver dedicato gli organizzatori il convegno a Fabrizio Mancinelli. Sicuramente un professionista di elevato spessore culturale, un professionista che usava la fantasia per trovare soluzioni nuove a problemi particolari di difficile soluzione, un professionista che sicuramente ha seguito da presso molto l'OCI e, per quanto mi riguarda, un amico indimenticato e indimenticabile. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, mi unisco chiaramente ai saluti della dottoressa Gallotta e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, portando i saluti dell'Unione Regionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche, che ho l'onore di presiedere e di rappresentare. Si tratta di un organismo che è pressoché neonato, perché è da circa un anno che ci siamo costituiti e chiaramente rappresentiamo tutti gli ordini dei dottori commercialisti, appunto degli esperti contabili delle Marche. Abbiamo concesso con grande piacere e favore il patrocinio a questa iniziativa organizzata dall'Osservatorio sulle crisi di impresa e dal Centro degli Studi di Diritto Fallimentare, perché, come ha detto poco fa anche l'avvocato, si tratta di un argomento di grandissima attualità e che sicuramente nel corso delle sessioni i relatori riusciranno a crearci spunti per una riflessione attenta su queste tematiche. Appunto, proprio perché è un argomento di grande attualità, leggendo in questi giorni i dati che sono usciti relativi al CERVET, abbiamo potuto constatare che l'aumento delle procedure concorsuali nel primo semestre del 2014 si è incrementato di una percentuale oltre il 10% rispetto a quelle dell'anno passato, dello stesso periodo dell'anno passato. Quella che le Marche fino a poco tempo fa erano un'isola felice, tra virgolette, per quello che poteva rappresentare l'imprenditoria, è un esempio per l'imprenditoria, si è sicuramente trovata con questa crisi in una situazione di profonda difficoltà che hanno appesantito i problemi delle famiglie. Chiudo il mio intervento non rubando altro tempo, dicendo che mi unisco chiaramente al saluto e al ricordo del collega Mancinelli. Grazie e buon lavoro a tutti.
più rapido, a me il piacere di portare a tutti voi il saluto delle 20 banche di credito cooperativo che operano nelle Marche e dei loro 50.000 soci, fra cui tanti professionisti e tanti imprenditori. Beh, è cosa ovvia dire che le banche vivono di fiducia. Fiducia che si acquisisce con comportamenti trasparenti, con attenzione al territorio, con una particolare attenzione e capacità di ascolto nei confronti di chi ha bisogno di una banca e quindi in particolare di una banca di credito cooperativo. Ma direi anche e soprattutto dalla professionalità che sappiamo esprimere nei rapporti con i nostri soci, con i nostri clienti. Ebbene, incontri come questi affinano la professionalità dei nostri collaboratori. Ne vedo qui diversi e sono qui questa sera proprio per approfondire assieme a voi le tematiche che state trattando. Quindi l'occasione per dirvi grazie per aver voluto che anche il credito cooperativo sia qui presente questa sera. Molte delle banche di credito cooperativo supportano questa iniziativa, l'hanno fatto in altre occasioni, continueranno a farlo nel futuro, perché da qui usciamo sicuramente più ricchi e più colti. Grazie di nuovo.